Appuntamento il 27 agosto, domenica alle ore 18 presso il Comune di Fano per la partenza del corteo cittadino che anche quest'anno ci aspettiamo numeroso perché commemorare il 73° anniversario della liberazione della città di Fano dal nazifascismo. Un appuntamento importante che si concluderà poi di fronte alla lapide del corpo polacco che partecipò alla liberazione della nostra città e che abbiamo onorato anche poche settimane fa. Un appuntamento ovviamente con la storia della nostra città, un appuntamento importante per la nostra comunità al quale chiaramente il Comune di Fano invita tutti i cittadini a partecipare. Il 23 agosto abbiamo le pietre della memoria, cioè un itinerario per le vie di Fano, fermandoci sotto le lapidi che ricordano i partigiani e le partigiane morte per la nostra libertà contro il nazifascismo. Il 25 agosto avremo la presentazione del libro 600 volte no, dedicata agli IMI, gli internati militari italiani. Domenica, lunedì 26 agosto, Le dalle altre, una serie di presentazioni di libri sulle donne partigiane. E quindi il filo dei giorni, martedì 29 agosto, che è presentato da Maurizio Torrealta, un'indagine che riguarda la nascita dei neofascismi e le connessioni con la mafia. Come dire, forse quasi guida nei confronti di una...